19:36 minuti di questo 29esimo giorno del mese di ottobre qui a Radio 6, 98.100 in modulazione di frequenza. Siamo in diretta anche su Città Celeste TV, canale 85 del digitale terrestre. Noi siamo quelli della libertà, come sempre ci presentiamo. Io sono Stefano Benedetti, buonasera Federico Terenzi dallo studio 2. Buonasera a tutti, pronti e carichi, eccoci. Ringrazio Fabrizio Maffei per aver accettato il nostro invito. Fabrizio, ciao Fabrizio. Di nuovo buonasera. Ciao, ciao. C'è anche il buon Franchino Recanatesi. Franchino. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao Franco. E poi, ciao Franco. E ciao, poi buonasera. Fabrizio, voglio dire, vediamo, faccio un indovinello. New York. Pechino. Parrucchiere. Titta. Zitta, un parrucchiere. Scusate, ma io non sento nulla. Ah, ecco, perfetto, come al solito. Fabrizio, mi senti? Fabrizio? Sì, adesso ti sento. Allora, eccomi. L'indovinello è New York, Pechino. Vabbè, facile, dai, su. Un parrucchiere. Ho sentito Franco, quindi la sorpresa non può essere Franco. Te lo dico io chi è. Chi è? Scommetti? Vai. Giovanna Botteri. Grande Giovanna, amica nostra. Come stai, Giovanna? Ciao Giovanna, buonasera. Come devo stare? Al terzo posto mi avete messo il parrucchiere. Come devo stare? Benissimo. Ciao, ciao Giovanna. Gio. Ma tu lo sai, ciao, Giovanna? Ciao Fabrizio, ciao Franco, ciao. Bella partita ieri, soprattutto perché dall'altra parte la Juventus perdeva 2-0. Comunque va bene così. Ma Giovanna, ma tu lo sai che non molte persone sono a conoscenza che tu sei una pazza scatenata della Lazio? Cioè, perché hai capito? Perché ai cinesi è difficile spiegarglielo, è molto difficile. Io ci ho provato, però sai com'è. Però guarda, ti dico la verità, in Cina quando ci fu Lazio-Inter, ti dico che erano tutti abbastanza, insomma, presi da questa cosa. Ne ho visti tanti con la maglia della Lazio. Sì, però sì, sono talmente sì, tanti anche, loro sono talmente anche tanti perché loro. Quello è il nostro futuro, loro sono completamente lanciati sul calcio, stanno facendo calcio con i ragazzini piccoli nelle scuole, stanno facendo campetti di calcio in tutti i caseggiati perché vogliono arrivare a questo sport e tutto quanto. Ma gli servono gli allenatori. Se arrivassero anche, sì, gli allenatori, ma se arrivassero anche con un po' di soldi fra i denti, non è che ci farebbe tanto schifo. No, no, per niente, guarda, per niente, ecco. No, proprio ecco. per niente. Ecco. Se trovi un Giovanna, se trovi per caso un bel magnate cinese che vuole investire un di milioni qui a Roma, insomma, non sarebbe male, capito? Che no, non sarebbe male per niente, assolutamente. Così simpaticamente per sport, no? Chiaramente. Senti, ma certo. Lo Tito li manda via, sì, sicuro. Ma tu presentati presentati col dinero, poi vediamo. Parliamo, insomma, vediamo un attimo. Insomma. Insomma, i soldi poi insomma piacciono a tutti. Giovanna, ma tu dove sei in questo momento? Sono a Roma perché sono uscita dalla Cina, ma non riesco a rientrare, i confini sono ancora chiusi. La Cina ha chiuso il 28 marzo i suoi confini e in realtà ha messo in atto delle procedure ferree per il ritorno dei suoi, cioè dei cinesi che stavano fuori, fa entrare i diplomatici, fa entrare gli stranieri che hanno grandi interessi nel paese, ma comunque ognuno che arriva aspettano 2 settimane di quarantena e le 2 settimane di quarantena, t'assicuro, sono molto molto vicine a una prigione, cioè ti mettono in un albergo a loro scelta e tu devi restare per 2 settimane chiuso fra quelle 4 mura della tua stanzetta senza muoverti, per dire, senza neanche andare in corridoio, e ti portano loro da mangiare perché non puoi ordinare da mangiare e per 2 settimane sei chiuso, addirittura vieni chiuso da fuori, cioè vieni chiuso dentro e insomma con questi sistemi si spiega anche perché il paese sostanzialmente ha
quasi sconfitto il coronavirus, da mesi e mesi non hanno più decessi. Senti Giovanna, ma è vero, tutti i contagi sono da fuori. Ma Giovanna, ma è vero che in Cina ogni persona ha un punteggio e che se tu commetti dei piccoli, che ne so, non reati, perché insomma, delle piccole, diciamo così, cose che non vanno bene, questo punteggio, come i punti della patente, va a scalare, sì, e arriva sì, a zero, sì, praticamente. È un po' così. C'è un grande controllo, perché il paese è sterminato, c'è cioè 1.400.000.000 di persone, però il controllo è assolutamente capillare, e questo è un bene e un male assieme. È un bene quando controlli una pandemia, ed è naturalmente un male perché controlli anche la libertà individuale, la democrazia, i movimenti e gli spostamenti. Quindi tu hai, diciamo, le tue sette vite come un gatto, man mano che ne esaurisci una ti avvii lentamente verso la fine. Certo. Vabbè Giovanna, noi siamo tuoi amici, io questa cosa me la posso permettere, credo, di dirtela. Però insomma, tu da quando sei tornata dalla Cina, sei stata al Costanzo Show, da Floris, ha vinto il premio Ischia. Hai vinto il premio, insomma... Però, voglio dire, tu prima, dimmi la verità, prima di tornare dalla Cina, ci hai avuto tutti questi inviti? Ma guarda, io, insomma, pur essendo assolutamente una bambina, ho una carriera, quindi ho fatto prima dell'America la corrispondente di guerra, sono stata in Iraq, sono stata la prima a mostrare i bombardamenti americani in Iraq... Sono stata la prima ad arrivare in Assyria quando ci fu l'assalto alla base italiana. Sono stata una delle poche a Sarajevo durante l'assedio. Quindi in qualche modo, ecco, tutto quel lavoro là mi è stato anche riconosciuto. Insomma, sono state anche soddisfazioni professionali in tutti questi anni. Però è bastata una cosa televisiva per farti andare alla ribalta, diciamo così. Sì, lo possiamo dire questo? Tu sai, il nostro mestiere è un mestiere di alti e di bassi. Ci sono i momenti buoni e ci sono i momenti cattivi. E tra uno e l'altro veramente può passare pochissimo, perché puoi essere al top e il giorno dopo puoi essere caduta. Secondo me l'importante e comunque sempre continuare a fare il tuo mestiere, continuare a fare il tuo lavoro a testa bassa, con umiltà, senza esaltarti. Vabbè, però quel discorso dei capelli l'ho trovato proprio di cattivo gusto, però. No, e senza deprimerti quando vanno male, ma insomma. Mi è sembrato veramente. Succede, fa tutto quanto parte del così. L'importante è che tu sappia chi sei e cosa stai facendo, ecco, non. No. Non lasciarti confondere dal resto. Fabrizio. Ma guarda, io ho la massima stima professionale di tutti, di ce l'abbiamo. L'ammiro veramente tanto, da collega e da amico. Giovanna è una giornalista completa a 360 gradi, una capacità professionale ma che pochi hanno, una disponibilità professionale. Ma poi è carina, educata, è un amore per il lavoro che pochi hanno. Grande professionista, complimenti veramente Giovanna. Ci siamo conosciuti, già ci conoscevamo peraltro, ma insomma ci siamo conosciuti meglio quando io ho vissuto a New York per il mio mandato alla Rai Corporation. Insomma, io l'avevo definita la donna che non dorme mai, perché Giovanna non dice mai di no. Ma no, non dormivi in ufficio, cioè dai. Sì. Veramente era una roba. Che poi c'è il fuso orario al primo contrario, telegiornale, cioè. All'ultimo telegiornale, è una trasmissione che ti posso dire, della notte chiedeva un contributo, Giovanna diceva di sì, cioè una collega che lavorava ma veramente 24 ore al giorno. Franco... E questo è il ruolo per certi versi del corrispondente, e Giovanna l'ha interpretato questo ruolo come meglio non si potrebbe. Franco? Beh, io no, ovviamente è inutile che continua con le sviolinate, perché Giovanna sa quello che
che penso di lei. Io invece la metto sulla Giovanna Laziale. Bravo Franco. Vai. Giovanna Laziale, di più. Quando stava a New York che vedeva le partite anche col ha conosciuto quelli del club della Lazio di New York, eccetera. Una laziale vera. E quando io facevo quel programma insieme a Oddi e Wilson, programma televisivo su Odeon, quante volte Giovanna t'ho chiamata per intervenire? Sì, eccetera. Come no, come sempre, no. Sempre con una disponibilità e anche un divertimento, Giovanna, mi pareva, insomma, che le risponde sempre a tutto. Lei quando si parla di Lazio... Ma dove nasce questa tua lazialità, Giovanna? Che l'accento non è proprio romanesco il tuo, diciamo. Allora, voi dovete capire una cosa, io arrivo da Trieste, dove, cioè, insomma, no, il calcio non è che proprio ci abbia portato ai massimi livelli, e arrivo in un posto che è il TG3 di Cursi. Allora, al TG3 di Cursi, cosa posso dirti? Eravamo tutti laziali, perché grande. Cursi era un laziale, certo. Non ti dico fino alla punta dei capelli perché non ce li aveva. Ma no, ma scusa, era un laziale che non ammetteva, no, capisci? O eri laziale oppure eri laziale. Quindi, tant'è vero, siamo Giovanna. Tutta questa onda di lazialità che poi... Ma lì c'era pure Andrea Pesciarelli. Ti posso confermare che quando ha fatto le assunzioni, tu sai che Paola Sensini, mia moglie, è stata quando lei, Paola Sensini, mia moglie, per lei il pallone può essere pure quadrato, non lo sa lei che come e Cursi quando ha fatto il colloquio ha detto tu sei romanista o laziale, lei ha detto io sono di Terni, ha detto. Ma lo chiedeva a tutti. Sì. Scusate, cioè, ma lì a Rai 3, Giovanna, c'era anche, aiutami, Andrea Pesciarelli o no? Sì, il povero Andrea Pesciarelli. Sì. C'era anche l'altro, Dio mio, che era Pasquetti. Pietro Pasquetti. Pietro Pasquetti. C'era Pietro Pasquetti, voglio dire, purtroppo entrambi non ci sono più, un bacio al cielo per loro. E quindi sei diventata laziale così? E quindi sono diventata laziale e poi soprattutto siccome anche sono abbastanza contrario sono continuata ad essere ferocemente laziale in un ambiente dove i romanisti sono sempre stati la maggioranza. Sì, sì. Io mi ricorderò sempre questa scena, io sto a Monteverde Vecchio quando la Lazio vince lo scudetto, io c'avevo una 127, una bandierona della Lazio sulla mia macchina e giravo questa macchina in un quartiere che è assolutamente romanista e probabilmente non mi menavano perché vedevano avevo la bambina che era piccolissima sul seggiolino di dietro, ma insomma c'è cioè, un grande orgoglio perché come anche questo essere laziali in un anche mondo perché hai sempre anche perché hai sempre difeso così essere Giovanna, laziali vuol dire anche essere boom tosti cioè vuol dire anche essere, che non mi fa paura niente Giovanna, vuol dire anche essere sempre dalla parte delle minoranze come se sei sempre stata sempre cioè dalla parte del cuore non dalla parte del portafoglio. Sì. Grande Giovanna. Senti invece la Giovanna Botteri mamma come si divide insomma ruolo di inviato da quello di mamma? Beh insomma molto complicato e adesso mia figlia è grande ed è più semplice, all'inizio è stato abbastanza complicato, poi in realtà non è semplice neanche adesso, per dirti sono rimasta bloccata in Cina, io per otto mesi non sono riuscita a vederla, lei era qua da sola, ma insomma, però ma quanti anni ha tua figlia? Bellissima, no? Quanti anni ha adesso tua figlia? Quasi 30, quindi... Ah, bene, donna, certo. Senti Giovanna, ma tu sei laziale nel cuore o sei anche laziale che segue? Cioè nel senso vedi le partite, ti informi, sai la formazione, gli infortunati, il calciomercato? Non so, ogni tanto mi mandano la maglietta di Ciro, mi mandano, capito, queste robe, gadget che io tengo, apprendo. E cerco con difficoltà, perché sto sempre fuori, qua in streaming, in cosa, di collegarmi sui siti, di vedere un po' di partite, di riuscire almeno, perché quando ci sono le partitone, per esempio Lazio Juve negli ultimi due anni non me ne sono persa neanche io. Insomma, anche i derby, ecco, quelli...
quelli proprio non me li perdo mai. Dopodiché, chiaramente, se vai sul tecnico con me casco subito. Grande. Fabrizio, gli facciamo fare il pronostico? Ah sì, certo. Ecco. Vuoi rifarlo anche tu? Ti sei pentito? No, no, per me va bene così. Forse ho dimenticato il Benevento. Vabbè, fa niente. Ah, anche il Crotone. Giovanna, faccio partire una sigla. Ti chiedo le prime quattro che secondo te arriveranno alla fine del campionato. Ok? Sei le pronta? Prime quattro, eh? Pensaci, sì. Pensaci che ti interrogo io. Sigla. Il pronostico di Giovanna Botteri, quarta classificata. Allora, quarta classificata, Milan. Terza classificata, Lazio. Seconda classificata, Juve. Vince lo scudetto, l'Inter. Grande Giovanna, grande Giovanna. Sto Napoli se lo stanno dimenticando. Lo sai che è un pronostico interessante questo? Cioè, beh, sicuramente più del tuo. Vabbè, te credo. Ho messo la Sampdoria in Italia. Seconda la Roma. Terza però questo Lazio, Napoli e l'Atalanta se lo stanno dimenticando tutti. Napoli e Atalanta. No, io l'ho messa. Fabri? No, ma a me i pronostici francamente non interessano. Lo hai capito bene dalla risposta che ho dato, no? Certo, vabbè, ma il gioco, dai, insomma, non diamo troppo peso. Voglio dire, lasciano il tempo che trovano. Io credo che questo sia un campionato veramente molto livellato e dove l'aspetto tecnico sarà in secondo piano rispetto alle vicende legate a Sì, ci saranno altri fattori che forse incideranno. Ci saranno altri fattori e francamente non so nemmeno se poi si arriverà al famoso piano B, perché non lo so. Giovanna, quando parti? Non lo so, devo aspettare che si riaprano i confini. Comunque io penso, proprio per l'effetto Covid, per esempio, che un fenomeno come quello dell'Atalanta non so fino a che punto possa tenere, fino a che punto possa reggere. Cioè, io penso che abbia dato il meglio e che potrebbe cominciare la sua fase discendente, per esempio. Senti, Giovanna, invece non chiederti. Voglio pensare che arrivi fra i primi quattro, quindi non ce l'ho messa per forza e adesso vedremo. Grande Giovanna, grande! Ridicelo un po' della Roma, scusa che hai detto, Giovanna. No, indipendentemente da quello che farà, io non lo metto nei primi quattro. Grande Giovanna, una di noi. Senti, ma chi diventa il presidente degli Stati Uniti, Giovanna? Biden o Trump rivince un'altra volta, secondo te? Quello, guarda, veramente non lo sa nessuno. Ma no, dai, Trump non può rivincere. Se vi prende una botta di insonnia martedì 3 novembre, aprite il TG3 perché stiamo per fare una maratona di 7 ore, la faccio io da mezzanotte alle 7 del mattino. Grande. Quindi sai quelle cose, però si becca la botta di insonnia, esatto, comodo. Ma quando si sapranno i risultati definitivi? Sai, i risultati definitivi, perché tanta gente ha votato per posta, quindi prima di avere tutti i voti per posta ci vorrà un po', però sarà un bel casino, fino all'ultimo voto conteggiato sarà un bel casino. Posso dire una cosa e vorrei qui con forza... Sì, e chiudiamo poi, Giovanna. Fabrizio. Sì. Io credo che tutto quello che è avvenuto a livello di exit poll negli Stati Uniti è una delle farse più grandi che ci possano essere. Vale a dire, nessun elettore risponde sinceramente circa la sua preferenza di voto. Quindi quando Giovanna dice non lo sa nessuno, è veramente un'incognita, nel senso che potrebbe davvero rivincere Trump. Sì, ma assolutamente, perché c'è una cosa fondamentale che forse per noi non... Quando escono i sondaggi, no? E ti dicono Biden sta su di non so quanto punti, quelli sono sondaggi a livello nazionale, quello è il voto popolare, ma il voto popolare non conta. Hillary ebbe 3,5 milioni di voti più di Trump nel 2016. Quello che conta è il voto dei singoli stati che poi esprimono i grandi elettori. Quindi, se tu hai un risultato sul voto popolare, che c'hai grandi stati come California, New York, dove sono tutti democratici, non conta, perché poi sarà per quella manciata, davvero quella manciata di voti tra Wisconsin, Michigan, Florida, Pennsylvania. Beh, ma quanto incidono, scusami, ma il popolo quanto incide su queste votazioni?
sai, in che percentuale? America vota la metà, non è come da noi, vota, no, rispetto vota ai grandi elettori. Popolazione. No, dico rispetto ai grandi elettori, il voto del popolo quanto incide? Sai, negli stati piccoli conta davvero la differenza di una manciata di voti. Calcolavano che la differenza tra Trump e la Clinton nei quattro stati che poi hanno dato la vittoria a Trump è stata di meno di 200.000 voti, cioè su quei 200.000 voti spalmati su quattro stati si è giocata la vittoria e la sconfitta delle presidenziali del 2016. Quindi, capito, i grandi numeri, l'America è quella dei grandi numeri, ma poi in realtà giochi tutto sui piccoli numeri. Certo. Sì, ma è un conteggio molto diverso dai nostri. Se non sbaglio, Giovanna, la Clinton ebbe 2 milioni in più di voti rispetto a Trump. Sì, 3 milioni, milioni e mezzo nel in 2016. Più di voti, su voto popolare, capito? Però non li ha avuti dove contava. Certo, perché se, certo. se io vinco in California per 10-0, conta solo che ho vinto in California. Ah, ecco, e poi okay. Se invece perdo, conta uno. Non so, nell'Ohio per 6-4, conta che ho perso, cioè non conta che certo. Vale uno, ogni stato vale 4, uno, certo. E invece non è così, quindi è come una partita di tennis, tu puoi vincere più game, ma alla fine la partita la perdi. Bravo. Madonna mia, Fabri, mi emozioni quando dici ste cose. No, scusate, per no, ma ho la lacrima proprio che mi sta scendendo giù dal viso, guarda, veramente. Va bene, Giovanna. Vi abbraccio forte. Anche noi a te. Ciao, Giovanna, complimenti ancora. Giovanna, facci un bel Forza Lazio. Sempre. Ciao, Giovanna. Sempre Forza Lazio, c'ho proprio l'aquila che cammina con me, ecco. Grande Giovanna. Ciao Giovanna, grazie. Ciao. A proposito, scusa, ciao. Giovanna, scusa, ci sei ancora? Sì. Dico, ma nella maratona di martedì, noi, se riusciamo a vederlo fino alle 7 di mattina, sapremo chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti? Secondo me sì, alle 7 di mattina sì. Proprio alla fine? Bene. Sì. Allora ricordiamolo, da mezzanotte alle 7 su Rai 3 del mattino, Giovanna Botteri per la maratona del nuovo presidente degli Stati Uniti. Grazie, ciao. Giovanna. Ciao. Fabrizio, grazie. Grazie Fabrizio. Grazie ciao. Di tutto, grazie ciao. Di tutto. Ciao Fabrizio. Franchino, grazie. Grazie ciao. Franco. Grazie ciao, Franchino. Ragazzi,